salve amici e bentornati nella nostra piccola microscopica rubrica sui giochi di Ouya. Allora, noi siamo cresciuti giocando a giochi come Cadillac e Dinosauri, in cui insieme agli amici si andava in giro pestando dei nemici. Immaginate la nostra sorpresa e il nostro gaudio quando abbiamo scoperto che nella lineup di lancio di Ouya c'era questo Chrono Blade. Un gioco che per grafica, per gameplay, eccetera, ci sembrava davvero entusiasmante. Il problema principale che viene praticamente fuori immediatamente è che è un gioco molto lento e non è affatto ottimizzato per Ouya. Per essere sinceri, non si tratta di un gioco lento, il gioco sarebbe anche piuttosto frenetico e sarebbe anche molto molto giocabile se solo Ouya rispondesse meglio a questo titolo. Abbiamo dei rallentamenti non di qualche frame, ragazzi, quasi della metà a volte. Sì, anche di più. Perché? Perché ci troveremo a sconfiggere orde di nemici utilizzando delle mosse speciali, un po' come in League of Legends, ma prendete queste cose con le pinze grosse, sì. Così. Però avete queste mosse speciali da utilizzare, quindi è davvero molto carino anche se si gioca in due. Cioè, a me sarebbe molto piaciuto avere la possibilità di approfondire il gameplay, magari finirlo. Il problema è che arrivi in determinati punti dove ci sono tanti nemici e rallenta, che diventa ingiocabile assolutamente. Sì. Ovviamente, ragazzi, non ce la sentiamo di dire che il gioco è brutto, perché il gioco è effettivamente molto figo, soprattutto il fatto che si possa giocare in co-op con un amico, che ci sia molta profondità nel combattimento. Pensate che ad ogni dorsale, quindi ogni dorsale, sono quattro dorsali, ha un attacco magico speciale, potete attaccare, potete parare i colpi dei nemici, e questo in questo tipo di gioco non c'è quasi mai, quindi potete anche riparare. Molto bello, avete il doppio salto, sì. Avete un sacco di magie alternative da usare con le freccette. Esatto, ci sono delle pozioni che potete utilizzare con le freccette, gli oggetti solitamente si usano con quelle. Insomma, il gioco è di tutto rispetto e ci piacerebbe che gli sviluppatori mettessero, diciamo, un po' più di attenzione nell'ottimizzazione, soprattutto con un sistema che secondo me può dare molto di più. E l'abbiamo visto con Shadowgun, voglio dire, se riesce a girare in maniera stabile Shadowgun, allora vuol dire che qualsiasi gioco potrebbe tendenzialmente girare bene se solo fosse ottimizzato per Ouya. Ovviamente questa è la lineup di lancio, sono i primi giochi di Ouya. Ci sta che per allargare il parco titoli ci sia qualche gioco che presenta delle pecche. Non vogliamo vedere però assolutamente più queste cose in futuro, soprattutto se si parla di giochi che potenzialmente sono fighi.